Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo home vlog. Io sono Alessia e sono qua tornata appunto con un nuovo home vlog. Oggi raga è il 10 marzo e sono le 9 e un quarto sostanzialmente. Guarda che carino il mio sfondo. E sostanzialmente raga mi sono svegliata alle 8 e mezza. Però sono stata tipo un po' di tempo qua. Poi mi sono alzata, ho preso la telecamera e ho iniziato a registrare. Oggi raga dovevo andare in maneggio però non ci andrò più. Perché la mia istruttrice ha detto che dobbiamo aspettare tipo il consenso di non so chi. Perché non si sa se possiamo farlo anche se comunque è all'aria aperta, quindi non, cioè, non so, non ci dovrebbero essere troppi problemi. Comunque no, oggi per oggi salta. Però vabbè, comunque ho tantissime altre cose da fare e ho anche molte novità. La prima è che ho comprato due Funko Pop nuovi di Harry Potter e me ne deve arrivare ancora uno perché mi sa che mi arriva tipo o domani o dopodomani, non mi ricordo. Questi già ce l'avevo e ho comprato la McGonagall, che è la mia prof preferita. Cioè, in realtà ce n'ho due di prof preferiti. Una è la McGonagall e l'altro è Severus Piton, che appunto anche qui l'ho comprati. L'ho presi su Amazon, ma sono Funko Pop veri perché potete vedere che hanno la scatola di Funko Pop normalmente. Ha suonato il campanello. Ok, raga, allora, mentre vi stavo mostrando i Funko Pop, ha suonato il campanello ed era il corriere. Mi dovrebbero arrivare due cose, io non so questa qual è. Mi dovrebbe arrivare un altro Funko Pop e poi un'altra cosa che probabilmente è questo, il Funko Pop non è così grande. È questa cosa qua che sarebbe tipo una macchinina, ora la apro, per tipo scaldare la cera. Quelle macchinine che c'è tipo dall'estetista che te ci metti dentro la cera si scioglie e poi ti fanno la ceretta. E praticamente è così, viene questo tipo pentolino e poi la macchinetta. Questa poi mettete la temperatura, questo si scalda, voi mettete la tipo pentolina dentro e poi viene anche una bustina di cera, che sono le stesse cere che usano quelle su TikTok, che sono queste qua in palline, che tra l'altro l'hanno aperto il pacchetto, ma sapete perché? Perché magari dovevano mettere le stecchette. E raga, adesso dobbiamo pesare la cera, perché qui c'è scritto che bene 300 grammi. Solo che siccome sia il pacco era aperto e sia era tutto così incartato che in generale Amazon dà le scatole tipo questa. Vabbè, quindi andiamo un attimo di sotto a vedere se sono 300 grammi. Allora, praticamente abbiamo pesato e dei 300 grammi che diceva la scatolina qui dentro ce ne sono solo 100. Allora siamo andati a vedere le recensioni del prodotto. Sostanzialmente tutti fanno così, nel senso che loro un pacchetto da 300 lo dividono in tre pacchetti e poi te lo spediscono. Però sono scemi perché sulla foto del coso c'era un pacchetto trasparente e sigillato. Qui hanno messo il pacchetto aperto della cera che hanno comprato per poi dividerla nei pacchi. E comunque tutte le recensioni erano così tipo negative, dicendo che il pacco era aperto, un pacchetto di cera. Comunque noi abbiamo comprato un altro pacco di cera a parte. Arriva o venerdì o lunedì. Vabbè ragazzi, a parte tutto questo ambaradam, praticamente sostanzialmente vi stavo parlando dei Funko Pop. Entrambi mi sono costati 15 euro mi pare su Amazon. Ne ho ordinati 3, però ne devo comprare altri 9 per poi finire la mia collezione dei personaggi principali, diciamo, di Harry Potter e dei miei preferiti sostanzialmente. Il suo posto starà qui in mezzo. Potete capire chi è, forse perché è il mio personaggio preferito di tutta la saga. Chi mi segue da un po' sa qual è il mio personaggio preferito di tutta la saga. Seconda novità, raga, è che ho comprato due cose. Sapete che comunque io ho una tartaruga. Ho deciso di comprare questo acquario qua in vetro su Amazon, sempre perché tanto compriamo tutto quanto lì adesso che non si può scegliere, eccetera. Quindi ho deciso di comprare questo acquarietto qua che è costato pochissimo, tipo 17 euro, una roba del genere, in vetro. E tutte queste cose che vedete, ce l'avevo già io. L'unica cosa che è venuta è questa tipo piattaforma qua. Siccome mi sembrava molto sola la mia tartaruga, ho deciso anche di comprare un'altra tartaruga che ora vi faccio vedere subito. L'acqua è un po' sporchetta perché l'ho cambiata ieri, la devo cambiare anche oggi. Questa qui sopra è la tartaruga che avevo già. Quella sotto è quella che ho comprato. L'ho pagata 20 euro in un negozio di animali. E sono di due specie diverse, però
il signore, io gli ho fatto vedere la foto della mia tartaruga e il signore ha detto che andava bene lo stesso e che tanto mangiano le stesse cose, bisogna solamente fare attenzione a, nel vedere se magari una mangia quando gli metti il cibo, una mangia tutto il cibo e l'altra magari non lo mangia, quindi bisogna solamente fare attenzione, ma questo ha detto che è una cosa di che tutte le persone che hanno due tartarughe anche della stessa specie devono appunto fare. Comunque queste erano le più tipo novità. E niente, io ora metto un attimo a posto la camera perché ho da rifare il letto perché appunto non l'ho fatto. E poi ho da mettere a posto queste cosine del pacco appunto. Ok raga, allora non ho sistemato la camera ma semplicemente per il fatto che mia madre mi doveva dare il resto, perché comunque le cose le ho comprate io, quindi io ho dato tipo 20 euro e lei mi doveva dare il resto, quindi sono scesa con lei e alla fine abbiamo fatto del tè, così che lo beviamo adesso per colazione. Ah raga, comunque questo fornetto l'ho pagato tipo 13 euro, una roba del genere. Quindi vabbè, alla fine non mi aspettavo che fosse chissà quanto di qualità, quanto buona. Magari loro potevano essere più furbi, questo sì, però. Ora, raga, mi metto a sistemare la camera perché appunto è un casino. Raga, allora, praticamente è arrivato un altro pacco di Amazon. Qui arrivano pacchi di Amazon tutti i giorni ormai. Ta-da! È il Funko Pop di Voldemort. Che carino! Questo è il suo posto, da sempre. Ora ho finito i pacchi che mi devono arrivare. Giuro. Comunque tipo su Amazon c'era scritto che arrivava tipo il 13 e è arrivati tutti adesso. Ok raga, appunto così random, perché io pensavo che sta roba mi arrivava tipo, perché c'era scritto dall'11 al 13 poteva arrivare, perché anche se ho Prime questi qui non facevano parte di Prime appunto. E mi è arrivato tutto quanto oggi sostanzialmente. Guarda che carini. Qui toglierò le cose, poi quando compro gli altri le metto qua. E poi tipo i Funko Pop di Harry Potter li metto qua, perché dopo saranno veramente troppi per metterli qui, cioè non c'entra. Raga, io ho sistemato tutto quanto, come potete vedere. Tutto bello sistemato. E ora ho aperto, ho spalancato sostanzialmente la finestra, la chiudo un po', perché praticamente volevo provare il fornetto, quello lì appunto che mi è arrivato oggi per fare la cera, cioè per sciogliere la cera per la ceretta. E useremo questa perché tanto l'altra non mi è arrivata. Pace raga, tanto vabbè. Se avessero fatto le cose per bene sarebbe stato lo stesso procedimento. Se mi sarebbe arrivato il pacchetto con la cera dentro in un pacchetto non aperto l'avrei usata comunque, anche se il procedimento sarebbe stato lo stesso. Quindi alla fine non è che... Pace, cioè raga. Poi ovviamente questo raga rimarrà sporco di cera, nel senso che, cioè, rimarrà la cera sciolta qui dentro, però tu lo tappi e poi tutte le volte lo riaccendi, lei si indurirà la cera, lo riaccendi e poi si scioglie di nuovo. Quindi mettiamo la temperatura massima e la accendiamo. Raga, mi sta piacendo perché tipo dopo 2 minuti che sta qui già si è sciolto tutto quanto, cioè si scalda velocemente, ma tanto velocemente. Ok raga, ora si è completamente sciolta la mia cavia. Aspetta. Devi... Oh... Te devi, non so. Ok raga, allora ho aperto la finestra, quindi se sentite rumori è per quello. Non ho fatto tutta la gamba perché fa male, quindi ho voluto solamente tipo provarla sostanzialmente. Però vabbè, un altro giorno faremo cose più interessanti. Sono le 11:37. Io ora rimango qua un attimo in camera a non fare niente, a guardare TikTok, YouTube eccetera, e mangio delle patatine. Ok raga, io ho appena finito di pranzare. Non vi ho mostrato più niente perché non trovavo interessante mostrarvelo. Ora sto cercando di montare la PS3 sulla... la Play 3 sulla TV, quella lì piccolina. Per il semplice fatto che comunque il mio computer non legge i DVD, perché i computer dell'Apple non hanno l'entrata per mettere cose. Dovrei comprare un lettore DVD. Solamente che i miei DVD sono Blu-ray, quindi comunque non lo leggerebbe. Quindi ci ho praticamente rinunciato. Ho deciso di installare la Play 3, che comunque io avevo già visto i film in Blu-ray sulla Play 3. Quindi comunque la installo sulla TV, però quindi devo installare anche la TV, in modo che così posso vedere i film, perché io vorrei vedere tanto Harry Potter, perché comunque io quando rileggo i libri poi mi fa piacere vedere i film. Quindi sostanzialmente dovrei mettere la TV qua,
nella scrivania. So che sarà un po' brutto come cosa perché rimarranno troppe robe, capito? Però vabbè, pace. Ci accontenteremo così, vedete, rimarrà così. Ed è un po' bruttino, però vabbè, pace. Invece la Play 3 ora la metto qui dentro. Devo liberare questo ripiano qui sopra e la installo tutta bella carina lì dentro in modo che non rimanga niente sopra la scrivania. Ok raga, ho fatto tutto quanto, ho messo anche Harry Potter il 7 parte 1 perché voglio vedere tantissimo I Doni della Morte perché è uno dei miei preferiti e poi perché è quello che succede più cose, quindi volevo tanto vederlo di nuovo. Quindi appunto ho messo questo, ora chiudo un attimo le persiane così che sia tutto scuro e a posto. Quindi praticamente questo è quello che ho fatto, poi la Play siccome fa schifo, già a me fa schifo solamente la TV, la Play, guarda, lasciamo perdere, quando finisco di usarla la stacco tutta e la metto in questo ripiano qua che io ho liberato apposta per quello, perché il mio intento era lasciarla qui dentro per passare i fili qua e poi usare, però non ci arriva, non arriva il filo questo qua di attaccare alla corrente, quindi non arriva, devo comprare una prolunga che però abbia la spina fina. Ok raga, allora aspettate che vi apro la serranda, comunque sono le 4:18 e io ho appena finito di vedere la parte 1 dei Doni della Morte, appunto Harry Potter. Non guarderò la parte 2 oggi sempre perché comunque sono lunghi come film, nel senso che hanno entrambi 2 ore. Quindi già ho finito questo qua e va bene. Prossimamente, nei prossimi giorni, guarderò anche la parte 2. Anche perché, raga, dovrei fare i compiti adesso. Però prima, raga, devo sistemare un attimo la camera perché qui non riesco a fare i compiti. Devo appunto togliere, come vi ho detto prima, la Play, la metto dentro, sistemo queste cose qua, anche il letto eccetera, devo sistemare un po' tutto quanto, poi posso codare. Ah, e raga, ho fatto praticamente merenda perché mia madre mi ha portato i popcorn, erano qui dentro, l'ho finiti mentre vedevo il film appunto. Quindi nulla raga, nel mentre mi finisco l'episodio di Rick e Morty che avevo iniziato prima, perché sto guardando Rick e Morty adesso, sto guardando anche The 100, però Rick e Morty è una cosa un po' più tipo scialla, capito? Fatemi un attimo sistemare la camera perché devo andare anche veloce perché vorrei fare i compiti oggi, perché dopo mi si accumulano e finisce sempre che è un casino. Quindi i compiti che hanno dato da fare oggi li vorrei fare oggi, poi se non li finisco tutti quanti vabbè, pace, farò qualcosa domani, anche perché le scadenze sono, cioè non è una scadenza, non ci sono scadenze sostanzialmente. Ok raga, è tutto quanto sistemato, come ho detto qua ho messo la Play con i fili stanno qui dentro e qui c'è il controller. Per il resto anche tutto sistemato, devo portare questo qua giù. Comunque ora devo prendere e fare i compiti. Prima cosa dobbiamo correggere questo, cioè tipo gli invalsi, quindi lei tipo ci mette i video e noi correggiamo. E oddio mio, il video dura 15 minuti. Vabbè, comunque nulla, quindi starò qua un attimo a correggere gli invalsi e vedere anche gli errori che ho fatto. Più che altro perché lei comunque li controlla dopo. Cioè ci chiede di mandargli tipo la foto eccetera, cioè di mandargli gli errori che abbiamo fatto. Ok raga, allora sono le 5:15 e io ho appena finito di fare matematica. Sinceramente non so se riuscirò a fare tutti quanti i compiti, anche perché non starò qui fino alle 10 a fare i compiti, sostanzialmente, detto chiaro e tondo. Comunque ho appena finito di fare matematica, io ora faccio inglese probabilmente, poi basta. Antologia e grammatica le faccio in un altro giorno in cui ho magari meno compiti, quindi vedo. Sono già molto stanca, devo dirvi, però vabbè. Ok raga, allora non gliela faccio più a fare nessun compito. Ho appena finito di fare inglese e mi sto sentendo male, nel senso che mi fa male la gola e là, quindi mi sto sentendo un po' giù. Ora sistemo un attimo qui, poi raga prendo una caramella per la gola perché appunto mi fa male la gola. Ok raga, praticamente non ho più registrato perché mi faceva male veramente tanto la gola. Ora è il giorno dopo e non mi fa male più niente, quindi non so perché ieri mi ha preso questo mal di gola a casissimo.
Comunque ora è tutto a posto, sto benissimo. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto comunque. Se è così vi lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video. Inoltre andate a leggere nella descrizione perché ci sono tutti i miei social, quindi seguitemi dappertutto perché comunque sono molto più attiva magari su TikTok e Instagram rispetto che qua, perché qua posto video tre volte alla settimana, ma tipo per esempio su TikTok posto di continuo. Quindi nulla, e niente, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video che escono tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 2. Ciao! Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round.